Chi fa il delivery del servizio, gli diamo di più in base alla media con cui fa le task, la media di tempo con cui chiude le task. Meno tempo è e più guadagna. C'ha tre tier e quindi per ogni tempo gli diamo un compenso in più. Oppure dall'altro lato mettiamo le recensioni che vanno di pari passo. Queste sono due task che possono essere ricompensate a livello fisso oppure possono essere ricompensate con una combinazione, una combo di percentuale. Questi sono esempi, però vanno visti molto e ovviamente li rimodifichiamo ogni volta, perché uno magari le possiamo il primo mese o due sbagliare, no? Magari sono troppo difficili, magari sono troppo facili o magari sono sbagliate le metriche. A volte ci siamo resi conto, questo è inutile, me l'hanno detto loro. Questo però Giacomo, se ci pensi, è inutile, perché è vero, togliamola. E hanno quindi le metriche personali, ok? Due hanno vendita, tutti possono vendere. Quindi Matteo una volta ha fatto ad un evento 5 biglietti venduti e ha fatto 1500 ore in più. 1500 ore in più per aver venduto dei biglietti, perché gli altri non l'hanno fatto. E poi tre ci sono i premi per i non sales, chiaramente. Ci sono i premi sul contratti chiusi. Quindi se facciamo target basso di contratti chiusi, medio, alto, uno può avere, non so, più, adesso sparo a cifra a caso perché ognuno ha le sue, più 150, più 250, più 500. E c'è qualcuno che ha 1000 sul target alto, quindi. Ok? Perché? Perché io voglio che con una combinazione di stipendio fisso, ok? Che questo non glielo toglie nessuno per fare la sua job description. Se non fa questo, avanti un altro. Fisso è quello che noi mettiamo nella job description quando li reclutiamo. Se non viene fatta sta roba, oltre al fisso poi c'è io ti pago in più se tu fai sta roba qui. Le metriche personali, le vendite e poi c'è questo qui totale, perché comunque tutti devono essere ricompensati in base all'apporto che danno per i contratti chiusi, no? Vedi, tutto si rifà alla metrica principale. Non devo misurare le vanity metrics, ok? Per dire, i ragazzi dei videomaker, una metrica che hanno sicuramente la quantità di video, perché voi la quantità, la nuova qualità, voglio tonnellate di video pubblicate, quindi più video fanno più velocemente e meglio è. Li ricompensiamo anche in base ai follower, ma soprattutto i lead organici. I follower sono buoni perché mi danno autorevolezza, mi fanno vendere di più, ma la cosa più importante sono i lead organici che loro producono. Super spot per noi. Allora, se ti sta piacendo questo contenuto, è il momento di fare il prossimo passo. Il prossimo passo è quello di partecipare all'evento di 3 giorni a Rimini, codice 1%. La prima volta che lo faccio, ti assicuro che ti cambierà la vita. Se sei un dipendente, professionista, imprenditore, qualsiasi posizione tu abbia, cambierà la tua vita prima dal punto di vista finanziario e poi in tutte le altre aree. Trovi il link in descrizione con i bonus e tutto il resto e la miglior offerta. È il momento di fare il prossimo passo e di vederci dal vivo. Clicca qui. Il lead può essere di bassa qualità, vero. Una delle nostre attributi che c'è anche nella Brand House, la quantità e la nuova qualità, no? Quindi io voglio la quantità di demo. È vero che potrebbe abbassare la qualità, considera che lui non è che prende quanto un commerciale. Cioè, nel senso, se arriva a tot candidature, cioè il commerciale che chiude deve essere ricompensato in un certo modo, perché mi chiude e fa un lavoro molto importante. È importante anche il suo, chiaramente, però non è che gli do 1000 euro a chiusura o a demo, no? O 200 euro a demo. Raggiunge il target alto e gli do, che ne so, 1000 euro. Però il target alto è alto, cioè nel senso, rispetto a prima è molto di più. Se mi fa 100 demo in più e raggiunge, adesso non mi ricordo il target, sparo cifra a caso, però mi fa 100 demo in più e chiudiamo il 20%, il 10% di queste demo, 1000 euro mi vale la pena darglielo, già vale la candela, capito? Lui è contento, io sono contento, il team è contento, è un win-win per tutti quanti. Ok? Prima ho detto del delivery del servizio, perché per fare una task ci mette un giorno invece che 4 giorni, lui può fare 4 volte più task. Quindi con uno stipendio io faccio 4 volte più lavoro. Quindi il modo in cui agisco con le KPI indirettamente sui margini è guardare le metriche che mi alzano i margini. Ognuno che fa il mentoring arriva in automatico un'email alle persone e le persone scrivono un numero, cosa è andato bene, cosa può essere migliorato, e io li vedo tutti istantanei su Slack e poi a fine mese li andiamo a fare delle metriche per raggiungere il loro KPI. Sono tutti 5, a parte qualcuno che ogni tanto scrive 3, ma un po' così, 1 su 100, però tutti 5, quindi buono, raggiungono sempre quella KPI, no? Per i sales è più semplice. Quando i margini sono bassi conviene dare un fisso più una percentuale, no? Sul venduto. Una cosa sbagliata che fanno in tanti quando ci sono bassi margini è non dargli niente, no? A queste persone qui. Esempio, chiami gli hotel per gli eventi. Lo raccontavo l'altra volta, sono tutti bradipi che non ti rispondono, mandami un'email, poi devi fare i follow up tu, perché sono, questi non hanno sicuramente una compensazione, no? Minima, sicuramente. La colpa non è loro, ma è di chi ce li ha messi in quel modo. E se sono sales, però, è più facile la cosa, perché l'attacchi al fatturato. È chiaro che se uno vende high ticket come noi, piuttosto che l'altro che vende scarpe, quello guadagna meno. Dipende molto, no, uno quello che vende. Da me è arrivata una volta una che smercia barili per lo stato della Nigeria. Milioni ogni mese perché
vende barili, vende proprio carichi di barili verso la Cina enormi, no? Ogni mese. Dipende molto il settore in cui fa il venditore, chiaramente fa la differenza. E ovviamente quello che gli dai dipende molto dai margini che tu hai. Ti corrode leggermente il tuo margine, ma ti fa vendere al posto tuo molto di più. E quindi fa scalare. Infatti, come ho detto prima, quando sei da soli i margini sono alti, più scali e più i margini si assottigliano, no?